detto della provincia di Cagliari. Sua Eccellenza, dottoressa Giuliana Perrotta, pronuncerà ora una breve allocuzione. Mi posso? Grazie. Buongiorno, di nuovo buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità a cui, mio malgrado, sono costretta a dare le spalle, a tutti i cittadini, le scolaresche, ma soprattutto buongiorno agli appartamenti delle Forze Armate. Quest'anno le celebrazioni del 4 novembre, festa dell'Unità d'Italia e giornata delle Forze Armate, assumono un significato particolare, ricorrendo i 100 anni dall'inizio della Prima Guerra Mondiale. Nel ricordare quindi i caduti della Grande Guerra, vogliamo rendere omaggio a quel passaggio drammatico della nostra storia, durante il quale, più di ogni altro momento, è stato significativo il contributo delle Forze Armate e di tutti gli italiani nella difesa della patria e dell'unità nazionale. Sono in corso di programmazione in questa provincia ulteriori iniziative per ricordare questo centenario, raccogliendo l'invito della Presidenza del Consiglio e del Ministro dell'Interno di rafforzare la memoria collettiva condivisa. E per la giornata odierna vi invito tutti, al termine di questa cerimonia, a partecipare presso il Conservatorio alla celebrazione di questa ricorrenza da parte degli studenti, dove ci sarà un momento di riflessione sul significato di essere parte di una nazione e su quanto contribuì la Grande Guerra nella costruzione dell'Italia unita. Vorrei ringraziare tutti i componenti del Comitato di Valorizzazione della Cultura Nazionale che abbiamo istituito recentemente in Prefettura, proprio al fine di fare in modo che tutte le feste civili nazionali siano un momento di partecipazione e condivisione corale ai nostri valori. Oggi siamo qui in questa caserma, aperta ai cittadini per l'occasione, per ricordare i soldati italiani, tra cui, come non ricordare, e l'ho fatto anche poco fa al Parco della Rimembranza, gli appartenenti alla gloriosa Brigata Sassari. Ma tutti i soldati italiani si batterono con grande eroismo e spirito di sacrificio, attestato anche dagli osservatori militari dell'Intesa e da un osservatore d'eccezione, lo scrittore americano Ernest Hemingway, che in una sua corrispondenza descrisse i soldati italiani come i combattenti più coraggiosi tra le forze dell'Intesa. Sono trascorsi 100 anni da quegli eventi, ma quel sacrificio collettivo non può essere dimenticato. Qualunque cosa possa essere successa, succede o succederà, non si può spezzare quel vincolo di fraternità, di unità, di senso della giustizia che ci ha restituito la dignità di popolo libero tra popoli liberi. In questo giorno il nostro pensiero va anche ai caduti e ai militari delle missioni di pace, il cui impegno ci deve far ricordare che non bisogna mai smettere di coltivare e trasmettere i valori della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, quali diritti fondamentali universali. Ma da tempo il ruolo delle Forze Armate si evidenzia anche in numerosi altri settori, come quello dell'emergenza immigrazione, salvando la vita di tanti uomini, donne e bambini che fuggono da condizioni di guerra, di persecuzione o per cercare migliori condizioni di vita. E nelle attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a fianco degli appartenenti alle forze di polizia. Così come non viene mai meno l'imprescindibile contributo delle Forze Armate negli scenari caratterizzati da gravi pericoli per la pubblica incolumità, quali le alluvioni, i terremoti, in cui grazie al loro prezioso apporto è stato possibile ripristinare condizioni di sicurezza e di vivibilità per le popolazioni colpite. Un ringraziamento mio personale per l'impegno assiduo, la professionalità e l'abnegazione che mettete nella vostra attività a rischio della vostra incolumità. E un caro augurio a voi e alle vostre famiglie. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l'Italia.